The Baltic Adriatic Corridor is intended to create smooth transport from the north of Europe to the south of Europe, but also to help the greening of Europe. It's extremely important, and I've been very happy attending today this conference on the greening of ports, because what is being done in the Adriatic Sea and with the Adriatic Ionic macro region is very important to achieve the goals we are having for the European Union of diminishing the CO2 emissions. I think we've heard many interesting things. It's always good to come out and see things on the ground and to listen to the possibilities, but also the difficulties that are inherent in the policies we are carrying out. We also heard about cybersecurity, and that actually made a big impression on me. I think there's something we need to take up here. It's very important with the digitalization of transport in order to have more efficient and more eco-friendly transport. But we also need to make sure that we have cybersecurity. Stamattina si è svolta una conferenza a Trieste che ha riunito i porti d'Italia, Slovenia e Croazia, ma anche porti e interporti del corridoio Adriatico-Baltico, dell'Ungheria, della Polonia e della Germania. Abbiamo affrontato i temi della decarbonizzazione, della digitalizzazione del sistema portuale, del sistema marittimo e di come i porti possono essere protagonisti nella decarbonizzazione e nella digitalizzazione. Ci sono state tre keynote speeches importanti da parte di esperti del settore, il professor Van Eslander dell'Università di Anversa, che ha parlato della decarbonizzazione, ha portato degli esempi del nord Europa su come si può decarbonizzare i porti con la creazione di energie rinnovabili proprio all'interno dei porti. Gadi Ben-Moshe, un esperto dell'IAPH, invece ha parlato della cyber security, molti porti. Anche il porto di Trieste si sta aprendo sempre di più alla digitalizzazione, ma aprendosi sempre di più si è più aperti anche ai possibili attacchi di hacker. E infine il professor Coppola, coordinatore del gruppo di lavoro EUSAR sui trasporti, ha portato una dimensione macro-regionale, perché il porto di Trieste si situa pienamente nella dimensione macro-regionale adriatico-ionica. Infine i porti di Italia, Croazia e Slovenia hanno firmato un memorandum of understanding congiunto col quale si impegnano a collaborare in futuro per la decarbonizzazione delle attività portuali in maniera armonizzata a lungo termine.